Lo scorso 12 gennaio Denso ha annunciato le nuove nomine del team esecutivo dell'area EMEA, con l'obiettivo di rafforzare il focus sui clienti e sulla trasformazione del loro business in risposta alle nuove esigenze dei consumatori. Nel quadro appunto di questa nuova infornata di nomine, Paolo Stucchi, amministratore delegato dell'Europa meridionale, Middle East, Nord Africa, nonché Turchia, è stato nominato a capo dell'area media di Dentsu, appunto in EMEA. Riporterà Giulio Malegori, EMEA CEO, e a Peter Hoibun, CEO Media International Markets di Dentsu. Allora, Paolo, innanzitutto è un piacere riuscire a farti un'intervista. Tu sei abbastanza restio alle interviste, soprattutto alle video interviste, quindi mi sento anche per certi aspetti onorato, di potertela fare. Insomma, tu sei uno dei pochi manager italiani che è arrivato ad assumere dei ruoli apicali, no, nella media industry. Cosa significa per te questo passaggio di livello? Beh, innanzitutto sono reticente alle interviste video. Non tanto per timidezza, ma perché penso che quando si fa un'intervista bisogna avere dei contenuti. qualcosa da dire. E per quanto riguarda la domanda invece che mi hai fatto, credo che essere un manager italiano sia un grosso vantaggio. Da italiano vedo, di poter portare al network tanta concretezza, pragmatismo e capacità di trovare soluzioni a problemi che diventano sempre più difficili, soluzioni di pensiero laterale, come si usa dire, cioè di pensiero proprio pratico. Questa è la specificità dei manager italiani, vuoi dire? Questo può essere una delle cose che portiamo e nel media in particolare portiamo la capacità di interpretare in modo, diciamo, olistico, mercato complesso. Noi veniamo, il mercato del media in Italia è un mercato complesso, che richiede delle skill complete, sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista negoziale. E queste cose sono fondamentali per creare per lavorare anche in Europa, portando risultati. Certo. Senti, tu in oltre 12 anni hai maturato un'esperienza davvero notevole all'interno del gruppo, no? Con ruoli di leadership, sei stato CEO e presidente di Viseum Italia e più recentemente appunto CEO del gruppo in South Europe EMEA. Ecco, un percorso che hai seguito in tanti anni al fianco di Giulio Malegori e che ti ha portato anche a conoscere il business in tutti i suoi aspetti. Ecco, adesso che appunto ti trovi a governare anche il lavoro di centinaia di esperti, specialisti nelle varie agenzie come i Prosper, Carat, Dentsu X, qual è l'obiettivo di una sfida così importante? Beh, l'obiettivo è lo stesso di sempre. L'obiettivo è quello di crescere. Oggi è crescere nel media in Europa, come è stato far crescere l'azienda Dentsu in Italia attraverso le acquisizioni che abbiamo fatto quando abbiamo acquisito Simple Agency, The Big Now, oppure attraverso l'acquisizione di nuovi talenti e di nuovi clienti. Quindi l'ambizione anche in Europa è raddoppiare gli sforzi nella crescita, e si cresce in tanti modi. Prima di tutto offrendo un servizio sempre più eccellente ai nostri clienti, sempre più eccellente perché il media ormai, non ha confini, si deve adattare alla molteplicità di stati di esperienza dei consumatori che rispetto a una brand, a un prodotto, a un servizio possono trovarsi in tantissimi diversi stati di esperienza, dal non considerarlo o banalmente non conoscerlo, fino a diventare clienti super fedeli. E quindi anche la comunicazione, il media, deve
deve adattarsi a tutti questi stati di esperienza e quindi far contenti e far crescere i nostri clienti è il primo obiettivo che abbiamo. Il secondo obiettivo è quello di convincere nuovi clienti che le soluzioni, gli strumenti, la cultura che abbiamo in Denso sono le più adatte, i più adatti a affrontare le sfide dei prossimi anni. Su questo abbiamo una pipeline molto lunga di gare, di pitch, ma anche di consultazioni dirette con i clienti e le stiamo affrontando mobilizzando, sto imparando a farlo, i migliori talenti da tutte le parti del nostro network. E questo è il lavoro che, diciamo così, mi diverte di più, cioè riuscire a costruire la squadra giusta per gli obiettivi di quello specifico cliente e poterlo fare con un panel di oltre 7.000 persone, che sono quelle che oggi coordino in Europa, è straordinariamente divertente, exciting, non eccitante, ma exciting. Anche molto impegnativo, 7.000 persone, 7.000 teste diverse. Sì, poi non le conosco una a una perché grazie al fatto che ci sono i database, ci sono gli strumenti, si arriva fino alla 7.000esima, ma in maniera un po' più tecnologica. Poi ho anche grandissimi collaboratori in ogni mercato e questo aiuta molto. Senti, hai detto appunto lo scenario dei media che sta cambiando, i confini sono sempre più labili tra le diverse discipline, ci sono i nuovi canali di comunicazione che stanno affacciando e che stanno prendendo sempre più piede. Come valuti questa evoluzione dei media e più in generale della comunicazione? Prima cosa che mi viene da dire è che più conosco l'Europa, più capisco che tutti i mercati sono uguali. Funzioniamo un po' tutti allo stesso modo e non è vero che in Italia siamo diversi. I francesi dicono che i diversi sono loro, i tedeschi dicono che sono loro diversi, ma in realtà lo scenario media è molto simile e anche i trend stanno diventando sempre più simili. Per esempio, è vero che c'è un differente grado di digitalizzazione, qualche paese più avanti e qualcun altro è più indietro, ma la televisione digitale con modelli subscription è in difficoltà dappertutto. E quindi la televisione digitale sostenuta dall'advertising è una cosa che sta diventando importante, almeno dal punto di vista strategico, dappertutto. È sempre stato, diciamo così, che adesso c'è l'addressable TV. È sempre stato nel lineare, adesso diventa importante nella televisione, diciamo, digitale connessa. Addressable TV. Addressable, connected. Ecco, e questo cambio avviene allo stesso modo, alla stessa velocità in tutti i paesi, i fenomeni alla Prime Video, alla Netflix, stanno succedendo dappertutto e il travaso di audience sta succedendo più o meno in modo uniforme in tutte le economie. Quindi il primo dato di scenario è imparare tanto dagli altri paesi perché siamo tutti molto interconnessi. Non solo la televisione è connessa, ma le economie sono molto connesse. Questo è il primo tratto che ci unisce tutti. Il secondo tratto che ci unisce tutti è la tendenza a rivolgersi alle piattaforme social più evolute, quelle dove gli algoritmi ci permettono di vedere solo quello che ci interessa, ci piace, e quindi ci ripropongono esperienze soddisfacenti, diciamo così, in automatico. E questo è un altro trend che sta diventando sempre più forte e sempre più rilevante anche per gli investitori che devono decidere di
investire su quelle piattaforme dove gli utenti non solo passano più tempo, ma passano anche tanto del loro interesse e soprattutto della loro attenzione. Il mercato dell'attenzione è il mercato la sfida. L'attenzione è il vero KPI su cui tutti quanti ci stiamo orientando. L'attenzione non è il requisito finale, ma è un prerequisito affinché i messaggi possano passare e quindi gli obiettivi di comunicazione di business essere realizzati. Quindi questo è quello su cui noi stiamo studiando e sviluppando strumenti. E quali sono, quindi, beh, in parte forse ho già risposto, ma magari approfondiamolo un po' di più, le sfide più importanti che avete davanti per rispondere alle esigenze dei brand di arrivare al consumatore nel modo giusto. L'attenzione, la conquista dell'attenzione, detto, è un prerequisito, ma poi? Allora, diciamo che bisogna essere capaci di lavorare su granularità maggiori rispetto a quelle sulle quali abbiamo lavorato negli ultimi 10 anni, introducendo analisi più profonde e segmentazioni più precise rispetto ai consumatori, che sono sempre più diversi tra di loro. E ritorno a fare un link con quello che dicevo prima sugli stati di esperienza. Insomma, non si può comunicare a tutti il prodotto così com'è, perché il prodotto è diverso agli occhi di chi non l'ha mai usato rispetto a quelli di chi lo usa magari tutte le settimane ed è un super esperto di quella industry, di quella categoria. Ecco, questo tipo di differenti esperienze richiedono diversi linguaggi, diversi messaggi. Ed è lì che bisogna diventare più bravi, nel saper dialogare, nel saper costruire delle relazioni diverse a seconda dell'oggetto con cui mi relaziono, che è il consumatore, che è in quello specifico stato d'esperienza. Senti, quanto hai appena detto mi ha fatto venire in mente una cosa. È Denso, ai tempi di Aegis, ancora prima di Karate, è stata a livello internazionale, poi ovviamente anche a livello italiano, una delle prime, forse la prima realtà media che ha portato al proprio interno la creatività. Perché accanto al planning e buying, in realtà si scopriva che c'è il bisogno anche di trovare linguaggi e contenuti idonei a quello che erano poi i canali attraverso i quali venivano veicolati questo messaggio. Voi avete deciso di portarli in casa, no? Sì. Questo è un atteggiamento che ancora, è un posizionamento che ancora continua, prosegue, in qualche modo vi caratterizza. La domanda è, dalla funzione planning by tradizionale, che pure rimane, come è cambiato il posizionamento nei confronti dei clienti per quanto riguarda tutta l'area consulenziale e anche creativa? Allora, è proprio questo, cioè non basta portare in casa le cose, bisogna saperle, farle lavorare insieme. E bisogna riuscire a far lavorare il planning, il buying, insieme con la creatività, ma anche insieme con chi ha oggi in mano la capacità di produrre soluzioni di tecnologia che ti permettono di gestire quella granularità di cui parlavo prima. E qui entra in gioco il nostro disegno strategico, che è fatto sì di Dentsu Media, ma è fatto anche di Dentsu Creative ed è fatto anche di Merkel, che abbiamo molto forte in UK, in Germania, in Svizzera, in Spagna, e che stiamo lanciando in maniera importante in Italia. Ecco, quando si riescono a mettere insieme, ma non solo sulla carta, ma a beneficio dei clienti, le capacità che ci sono in Karate, nei Prospect, in Dentsu X, con quelle che ci sono in Dentsu Creative, e supportarle con tutta la forza che ti dà Merkel sul dato e sulla tecnologia, ecco che allora si riesce a diventare granulari,
si riescono a codificare quegli stati di esperienza di cui parlavo e si riescono a mandare i messaggi giusti nei contesti giusti proprio a quelle persone che stanno in quella particolare situazione di rapporto con la brand. Ecco, essere granulari quindi vuol dire essere capaci di arrivare, se ho capito bene, a nicchie di mercati, di consumatori per i quali confezionare messaggi proprio ad hoc. Sì, se tu pensi a una BMW elettrica. È quello a cui stavo pensando in questi giorni perché devo cambiare l'auto. Se tu pensi a una BMW elettrica, l'algoritmo, potresti essere in uno stato di esperienza molto diverso a seconda che già stai guidando una BMW elettrica, oppure hai già guidato un veicolo ibrido, oppure che non hai mai considerato BMW nella tua vita. Capisci che sono tre discorsi diversi e il budget media, se vogliamo banalizzarlo, ci deve essere per un discorso, per l'altro e per l'altro. Ecco, porta all'estremo questo tipo di ragionamento e capisci quello che stiamo cercando di fare qui in Denso. Molto chiaro. Senti, una domanda sul mercato, anzi prima una predomanda. Lo scenario è delle ricerche, è un tema molto attuale, no? Sistema Audi e quant'altro, è adeguato all'evoluzione di questa industry, così come l'hai appena descritto? No, non è adeguato, per quello stiamo facendo di tutto per riuscire ad adeguarlo, mantenendo però il profilo di serietà, di terziarietà, di indipendenza, eccetera, eccetera, che ha sempre caratterizzato il nostro fare mercato in Italia, ma anche all'estero. Però la soluzione non è facile, quindi necessita di tanto lavoro e di tanto investimento da parte di tutta la industry. Però penso che in Italia si siano fatti dei passi importanti in avanti per adeguarsi al nuovo scenario. A proposito di scenario, lo scorso, cioè all'inizio della ripresa dalla pausa estiva, le previsioni sull'andamento del mercato anche per il 2023, alla luce delle condizioni macroeconomiche di allora, non erano proprio positive. Mi sembra che in queste ultime settimane, direi in questi ultimi due mesi, ci sia un rinnovato ottimismo o senso di fiducia, no? Per cui la domanda è come credi che, pur non avendo la sfera di cristallo, pensi che questo 2023 possa performare al netto di grandi eventi sportivi che non ci sono e di una situazione che ancora chiarissima non è sotto molti punti di vista? No, noi parliamo sempre, quando parliamo delle previsioni, dei fattori esogeni che portano più soldi al nostro mercato, senza pensare che dovremmo fare invece delle riflessioni serie sui fattori endogeni, cioè interni, di come noi riusciamo a far arrivare più soldi al mercato per cui lavoriamo. E fin tanto che ragioniamo su quegli esogeni, ci distraiamo dal fatto che possiamo noi rendere il nostro lavoro più interessante per gli investitori, quindi portargli dei ritorni sugli investimenti più alti e quindi gli investitori essere più interessati a investire in pubblicità rispetto ad altre forme alternative di investimento che comunque, per le quali comunque stanno optando. Quindi prima di tutto, per portare più investimenti in futuro, dobbiamo riuscire noi operatori del settore ad avere strumenti più performanti basati sul machine learning, sull'intelligenza artificiale, che permettano migliori risultati e quindi portino più investimenti. E questo è un lavoro che dobbiamo fare internamente, perché altrimenti, anche se il mercato, diciamo così, il PIL cresce, non crescono gli investimenti pubblicitari, perché gli investimenti andranno in altre direzioni. Quindi c'è un lavoro che dobbiamo fare noi. In più c'è da sperare, ovviamente, che l'economia si possa riprendere. Io non vedo fondamentali economici che ci dicono che il 2023 sarà un anno
favoloso di crescita, perlomeno non nella primissima parte dell'anno. Soprattutto nel mercato della pubblicità ci confrontiamo con una prima parte dell'anno passato che era positiva perché non era ancora stata influenzata dagli eventi bellici che poi continuano purtroppo ancora oggi. Ecco, quindi non vedo delle situazioni forti che possono stimolare la domanda, se non il fatto che i nuovi mezzi, dalle televisioni connesse in avanti, hanno probabilmente un'efficacia più alta e quindi possono meglio sostenere le esigenze dei brand, così come le abbiamo descritte in questa intervista fino adesso. Quindi, volendo proprio sinteticamente rispondere, perché le paure erano che ci fosse una recessione non solo economica ma anche negli investimenti, quindi che l'anno possa chiudere col segno meno. Tu? No, io dico che credo che non crescerà tanto, ma sicuramente un pareggio a livello continentale lo portiamo a casa. A livello Italia me lo auguro, l'Italia resta uno dei mercati importanti per il media in Europa e anche per Dentsu in Europa, quindi mi auguro che almeno pari con l'anno scorso, che è stato un anno comunque di mondiali, di eventi, si possa riuscire a fare. Questo sarebbe già un buon segnale. L'importante è che il mercato cresca a valore, cioè che il valore delle cose che vengono vendute nel mercato sia maggiore, ma questa cosa la capiremo meglio da Pasqua in poi, perché il grosso della crescita dovrebbe arrivare nel secondo semestre. Bene, senti, chiudiamo questa intervista con un'altra notizia, no? Che è arrivata più o meno in contemporanea con la tua nomina internazionale, quella di Mariano Di Benedetto, che di fatto prende il tuo posto qui in Italia. Con Mariano è la vostra è una lunga frequentazione, lui ha lavorato qua anche in iProspect come CEO, e quindi significa che insomma in questi anni in cui lui poi ha fatto altre cose il vostro rapporto è sempre rimasto evidentemente molto forte. Ecco, società consegna Mariano e cosa ti aspetti che lui faccia? Non sono io che devo dire che Mariano è un bravissimo professionista e anche una bellissima persona, sono i fatti, chi lo conosce lo sa. Quello che io posso però dire è che Mariano è la persona perfetta in questo momento per prendere le redini di Dentsu in Italia, nel Sud Europa, nel Middle East e in Turchia, che è laddove lui dovrà influenzare. Perché è l'uomo che meglio capisce quali sono le potenzialità del digitale, che quindi può portare a compimento la trasformazione verso il digitale dei nostri clienti, ma anche della nostra agenzia, ed è la persona che meglio di tutte può creare integrazione tra Dentsu Media e Merkel, la nascente Merkel Italia, che avrà il suo debutto quando? Che ha avuto il suo debutto a ottobre dell'anno scorso, ma che proprio in questi mesi sta cominciando a fare hiring di nuovi talenti e che sta cominciando a lavorare per alcuni clienti. Ecco, lui sarà la persona in grado di fare questo meglio di chiunque altro e a sua volta di dare forza a Dentsu Creative, che come sai è stata rilanciata a Cannes l'anno scorso e che oggi comincia ad avere qualche buon successo anche nel mercato. Bene, Paolo, ti ringrazio per questa intervista e sicuramente nei prossimi mesi e ci aggiorneremo sulle evoluzioni del gruppo Dentsu a livello internazionale e italiano.
Quindi al momento io personalmente un grande in bocca al lupo. Tu comunque in Italia verrai spesso? Io cerco di rimanere finché posso qui. Quello che non posso lo passerò sugli aerei e vediamo come va. Vabbè, allora davvero in bocca al lupo e buona fortuna. Per ADV Express TV è tutto, Salvatore Sagone.